Un regalo per l'Umbria, quello che la Banca Popolare di Spoleto ha voluto fare, confezionando con cura il dibattito dal titolo Tra opportunità e vincoli, il ritorno alla competitività del sistema Italia, che si è tenuto a Perugia nella sala convegni di Confindustria. L'idea è coerente, fra l'altro, con il modo con cui noi come banca abbiamo interpretato questi tempi difficili, e cioè il convincimento che da questi tempi difficili se ne esca scommettendo sullo sviluppo. La premessa per scommettere sullo sviluppo e per evitare l'azzardo è capire bene cosa occorre fare. Da qui, diciamo, la richiesta di aiuto a quelli che io considero due campioni del pensiero critico. Si tratta di Alberto Alesina, professore di economia politica alla Harvard University Iger Bocconi, e Roger Abravanel, ingegnere, advisor e saggista. Ma gli italiani vogliono davvero crescere? La domanda a cui ha risposto Alesina, citando una delle sue fatiche dal titolo L'Italia fatta in casa. Per crescere bisogna fare certe scelte che implicano anche delle difficoltà, per esempio essere disposti a trovare lavoro lontano dalla famiglia, spostarsi per andare in università migliori, rinunciare a un po' delle sicurezze che la famiglia offre in cambio di una certa immobilità geografica e sociale. La scelta, insomma, è tra una società che, come la famiglia, resta immobile e un'altra invece aperta al rischio. Rischi auspicati anche da Abravanel, che ammonisce Italia, cresci o esci, titolo anche dell'ultimo libro, scritto con Luca D'Agnese sui miti della crisi. Continuiamo a dire, per esempio, che i nostri problemi sono la crisi della finanza, dell'euro. La nostra crisi va avanti da 25 anni. Noi siamo in crisi da un quarto di secolo, non cresciamo. Tanti miti, il problema del debito, non è un problema di debito, è un problema del fatto che non cresciamo. Tanti miti è che noi dobbiamo tornare al passato, a quando ci sono le piccole aziende, il territorio, eppure tutto questo è andato bene, ma oggi non va più bene perché il mondo è cambiato. Il famoso mito del piccolo è bello, invece piccolo è brutto. Competizione, rispetto delle regole e valorizzazione delle risorse umane, soprattutto dei giovani, le ricette emerse dal confronto. Meritocrazia non vuol dire solo il fatto delle raccomandazioni, ma vuol dire il fatto di competere, essere in concorrenza, impegnarsi e premiare l'eccellenza. Per la meritocrazia non potrà mai nascere la concorrenza se la gente non rispetta le regole. Effettivamente questi due principi, il principio, diciamo, del merito e il principio del rispetto delle regole, accanto a un terzo che io credo nel nostro paese non si possa abbandonare, che è un po' il principio della solidarietà, sono secondo noi i capisaldi su cui costruire questa nuova fase di crescita. A moderare l'incontro Marco Brunacci, direttore de Il Messaggero Umbria, che ha dato una sua lettura sulle difficoltà economiche che imperversano anche la regione. Difficoltà che in questo momento sembrano per certi versi insormontabili, si possono superare se si trovano soprattutto idee, ed ecco perché questa è un'iniziativa molto importante.